ci sentiamo tra poco per i saluti. Allora, siamo con Flavio Malaspina, che è tra gli artisti che prenderanno parte a questa bella iniziativa Convergenze Expo, che ci sarà, appunto, come ormai sapete, alla fine di giugno, anzi a cavallo tra l'ultimo giorno di giugno, sabato, e il primo luglio. Allora, innanzitutto, buonasera Flavio. Buonasera, buonasera a voi. Flavio è un poeta, quindi ancora stiamo facendo queste interviste, questa discussione sulle convergenze con i poeti. Poi passeremo via via anche ai fotografi, ai pittori e agli altri artisti, appunto, che saranno presenti in questa sorta di laboratorio che è Convergenze Expo. Allora Flavio, ti calza la parola laboratorio? Hai già fatto altre esperienze? Oppure come pensi di interpretarla per il tuo intervento a Convergenze Expo? Ma allora, la parola laboratorio mi calza assolutamente, perché dove c'è un laboratorio c'è un tentativo di sperimentazione. Quindi sperimentazione in poesia, in musica, in arte, è sempre una cosa positiva. Personalmente io non ho mai fatto questo tipo di esperienza, però sono certo che può assolutamente funzionare. Ecco, cerchiamo di entrare un po' più dentro questo concetto, anzi questa pratica, perché due giorni dedicate alle convergenze, alle sovrapposizioni, alle risonanze, alle contaminazioni sono, dal punto di vista degli artisti, molto impegnative. Tu che cosa ti stai immaginando, che cosa stai elaborando, come ti stai preparando per questa scadenza? Allora, nella mia immaginazione, e per quanto mi riguarda, essendo poeta, io la poesia la vedo benissimo anche su un palcoscenico, con un balletto, con della musica, con della sperimentazione elettronica, anche con delle proiezioni di immagini. Quindi la parola, secondo me, si presta in assoluto a qualsiasi genere di sperimentazione, e quindi sono pronto a qualsiasi specie di contaminazione, assolutamente, per me è positivo. E tuttavia, Flavio, osservato dal punto di vista del pubblico, la parola, quindi la poesia, ha qualche passo in più rispetto alle altre arti, cioè c'è meno decodifica, se così la possiamo definire, e quindi è anche un problema di alchimie, e cioè gli artisti devono ritrovarsi in qualche luogo che non sia soltanto un punto comune, ma sia qualche cosa che parla alle stesse emozioni. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, probabilmente la parola è un mezzo che arriva diretto al pubblico, vabbè, questo è sicuramente così. Ma sono anche convinto che la parola unita alle immagini, per esempio, proiezioni di immagini, addirittura io mi rifaccio a una sorta di film muto, dove il sottofondo veniva fatto da un pianista al tempo, e adesso lo fa benissimo un poeta che recita una poesia, un pezzo anche di prosa. Perché io credo che la parola unita all'immagine possa essere ancora più deflagrante. Ecco, mi sembra di capire che hai una liaison particolare con l'immagine, e quindi inevitabile chiederti se parli di immagine fotografica o l'immagine pittorica. Che cosa preferisci tra le due? Allora, io oltre alla poesia amo
tantissimo la pittura. Per l'amor di Dio, mi piace molto anche la videoproiezione, però prediligo la pittura, prediligo i quadri, prediligo alcuni autori. Mi viene da dire Nicola Samorin, o Saturno Buttò. Insomma, ci sono tanti autori che si prestano, secondo me, ad unirsi alla parola per dare ancora più emozione al pubblico. Ecco, allora cerchiamo di analizzare un po' sempre questa contaminazione tra parola e immagine. Prima, quando parlavamo appunto della poesia come con una forza di decodifica più ampia rispetto alle altre arti, se c'è davvero questa contaminazione con le altre arti, poi si rischia che la parola riempia tutto lo spazio di significato che c'è a disposizione per il pubblico, e quindi l'immagine può essere a commento o viceversa, la parola a commento dell'immagine. Quindi una didascalia piuttosto che un'altra. Ecco, per evitare questo effetto didascalia, cioè per raggiungere una vera unità, una forza in un unico messaggio, secondo te che cosa bisogna fare? Innanzitutto ci vuole un lavoro di preparazione tra il poeta e, diciamo, il videomaker. Ci deve essere una sorta di simbiosi, perché se no non si riesce neanche a lavorare, e probabilmente lo spettatore non riuscirebbe a percepire questa alchimia che deve crearsi tra immagine e parola. Poi io credo che, usando due sensi diversi, per la parola il suono, quindi l'udito, e per l'immagine la vista, non credo che sia grande difficoltà per chi fruisce. Sempre, ripeto, ed è fondamentale secondo me, una sorta di fidanzamento, chiamiamo una unione. Sì, un'unione amorosa tra l'autore del video e il poeta. Bene, mi sembra un'osservazione pertinente, cioè tu dici sostanzialmente speriamo di avere un pubblico aperto, disposto a far funzionare i cinque sensi e quindi ad avere un atteggiamento attivo nei confronti di ciò che ha davanti. Certo, io mi immagino che un pubblico che va a vedere un certo tipo di spettacolo si aspetta anche un certo tipo di spettacolo ed è preparato a ricevere un messaggio che probabilmente non è così semplice, però se una persona abituata ad andare a vedere soltanto un recital di poesie probabilmente non è nella sede giusta, mentre se una persona è disposta a mettersi in gioco e a recepire un messaggio diverso dal solito, io credo che immagine e poesia siano un connubio importante. Insomma, secondo me si può rivelare un matrimonio perfetto. Bene, c'è un luogo in cui praticamente il laboratorio non chiude mai. Questo luogo è internet, è il web. E questo lo abbiamo scoperto negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l'arte. Forse anche grazie al web che la poesia sta avendo una maggiore diffusione, anche grazie al web che le giovani generazioni parlano, si confrontano proprio sul terreno della poesia con chi li ha preceduti. Ecco, tutta questa ricchezza fa parte della tua esperienza e come l'hai interpretata o come intendi interpretarla? Allora, io sono un gran fruitore dei social perché innanzitutto ti permettono di esprimerti
se sei un poeta, di poter far conoscere i tuoi prodotti, le tue poesie. Io mi sono trovato bene. Un social mi ha permesso di farmi conoscere, sono riuscito a pubblicare un libro, probabilmente ne pubblicherò un altro quest'estate o il prossimo autunno. Secondo me è l'ideale. C'è purtroppo di contro che sui social bisogna sempre un po' stare attenti dove si pubblica, soprattutto nelle immagini, perché si può imporre in situazioni sgradevoli, di sospensioni, di situazioni non troppo belle. E intendo dire che la pubblicazione di immagini artistica, di un nudo artistico, può incorrere in sanzioni che uno non si immagina neanche, quindi, no? Non so se mi sono spiegato. Certo, certo. Te ne propongo io un'altra provocazione. Dunque, spesso però nel web ci sono i vantaggi che tu hai menzionato, e però nel web la parola si consuma con maggiore velocità. La poesia che vuole essere proprio come poesia, quindi la poesia che intende essere quasi imperitura rischia di essere consumata con troppa fretta, e i poeti quindi sì, probabilmente noti quello che basta poi per essere consumati attraverso un libro. Secondo te c'è la possibilità di difendersi da tutto questo? Bisogna inventare un canale parallelo? Che cosa si può fare? No, ma allora, se parliamo dei social, ripeto, i social ti permettono di pubblicare le poesie e di farti conoscere. Tutt'altra cosa poi, ed essenziale secondo me, è la pubblicazione su carta. Io sono un sostenitore incallito della carta, cioè il libro e ancora di più un libro di poesia deve essere assolutamente su carta, perché la poesia ha bisogno di tempo, la poesia ha bisogno di essere letta, riletta, va scovato nella poesia, la poesia arriva direttamente con le parole, ma bisogna cercare tra queste, tra le parole, i vuoti che danno un significato alla poesia maggiore. È difficile spiegare, ma ci vuole tempo e pazienza per conoscere una poesia profondamente, e l'unico mezzo che hai per poterlo fare è il libro che tieni sul comodino e leggi, ogni tanto rileggi, e ogni volta la poesia, la stessa poesia, ti offre varie interpretazioni, e quindi solo la carta ti può dare, perché il supporto elettronico non è la stessa cosa, almeno per quanto mi riguarda non dà le stesse soddisfazioni della carta. Bene, allora Flavio, io ti ringrazio di questa chiacchierata e ci risentiremo, perché questo dibattito su Convergenze Expo sta coinvolgendo appunto diversi artisti, quindi magari torneremo a chiamarti. Grazie ancora. Grazie a voi e grazie a voi della chiacchierata. Allora Emiliano, io in chiusura volevo ricordare una cosa importante al gruppetto dei 15 ascoltatori in diretta, i nostri ascoltatori gold, come dicono gli imprenditori, i nostri ascoltatori gold. Volevo ricordare che possono anche commentare, e cioè la piattaforma sulla quale stiamo mandando in onda